a tutti. Oggi realizzeremo insieme questa collana caratterizzata da i nodi che separano le singole perline e quindi vi mostrerò come utilizzare l'annodatore, ovvero questo attrezzo presente anche sul nostro sito che appunto facilita il lavoro e la realizzazione di nodi. Utilizzeremo poi questa perla, quindi in acrilico, che è presente sul nostro catalogo, quindi sul nostro sito, in diverse misure, in diverse forme, in diverse fantasie. Oggi utilizzeremo queste due tipologie con queste sfumature di viola. Poi mi serviranno le sfere distanziatrici. Per la chiusura utilizzerò questo moschettone a forma di cuore di argento tibetano e questi cerchi sempre di argento tibetano. E poi utilizzerò questo filo in poliestere cerato da 1 mm nella colorazione viola. La realizzazione è veramente molto facile, semplice e rapida. Quindi iniziamo, prendiamo due fili da 2 metri circa l'uno e andiamo a unirli con un nodo vicino all'estremità. Ci lasciamo un pezzetto dove poi andremo a mettere il moschettone. Quindi facciamo un nodo normalissimo e andiamo a inserire in tutti e due i fili una sferetta. Quindi iniziamo con la sfera. Quindi la portiamo in fondo vicino al nodo e andiamo a realizzare il primo nodo aiutandoci con l'annodatore. Quindi andiamo a fare un nodo con le mani, lasciandolo aperto, quindi in questo modo. Dopodiché, come potete vedere, l'annodatore ha due punte, una così, questa qui un po' storta e questa con una fessura in mezzo. Quindi andiamo a mettere questa parte qui, questa punta con questa curva, andiamo a mettere il nodo all'interno, quindi tra le due punte, e facciamo questo tipo di lavoro. Quindi portiamo il nodo, ci aiutiamo con la punta e lo andiamo a portare vicino alla sfera tirando il filo. A questo punto mettiamo il filo che rimane sopra la fessura in questo modo e tirando il filo alziamo questa parte qui che è alla base, quindi tirando il filo alziamo e andiamo a togliere la punta e il nodo va ad avvicinarsi perfettamente alla sfera. E quindi andiamo ad inserire una sfera di acrilico, quindi prendiamo la sfera, inseriamo tutti e due i fili, portiamo in fondo vicino al nodo che abbiamo appena realizzato. Andiamo a fare la stessa cosa, quindi faccio un nodo e lo lascio aperto in questo modo. Quindi prendo l'annodatore, lo inserisco nel nodo in questo modo qui, porto il nodo, mi aiuto con l'annodatore e lo porto vicino alla sfera. In questo modo. Dopodiché metto il filo rimanente su quest'altra parte, nella fessura, tiro bene e vado ad alzare la parte sotto. E quindi il nodo esce dalla punta e va a mettersi proprio accanto alla perlina. Ecco fatto. Quindi continuo con questo meccanismo fino a quando non inserisco le prime 12 sfere di acrilico. Quindi inserisco, lo porto vicino al nodo. Quindi il nodo va a separare le singole perline.
vado a fare un nodo, quindi lo lascio aperto, prendo l'annodatore, inserisco la punta nel nodo, in questo modo, mi aiuto a portare il nodo vicino alla perlina. Quindi tiro bene il filo, me lo sistemo nella fessura, in questa parte qui, quindi nell'altra punta, tiro bene e vado ad alzare la parte sotto che mi aiuta a togliere la punta e a sistemarlo bene vicino alla perlina. E quindi continuo così fino a che non ne inserisco 12. Una volta inserite le prime 12 sfere, vado a fare l'ultimo nodo e poi andiamo ad aprire i due fili singolarmente e andiamo a fare la parte centrale della collana. Quindi in un filo vado a mettere una sfera, lo porto in fondo e vado a fare il nodo, quindi solo con un filo. Modo, quindi sempre con la stessa tecnica e tiro e vado a mettere adesso questa qui in acrilico però con la forma più allungata, quindi un filo solo, lo porto in fondo e vado a fare di nuovo il nodo. Tiro bene. Poi vado a sfilarlo. Adesso andiamo a mettere una sfera, sempre un filo solo, e vado a fare un altro nodo. Vado a mettere un'altra sfera, quindi alterno una perlina con due sfere, ognuna separata da un nodo. E quindi vado a fare l'altro nodo. Andiamo a mettere adesso di nuovo una di queste allungate, quindi la porto vicino al nodo e vado a fare un altro nodo. Lo porto vicino alla perlina. E poi lo stringo e là. E quindi vado a mettere altre due sfere, sempre intervallate da un nodo. Quindi una, due,
E vado a mettere la terza perlina in acrilico di queste allungate. Quindi vado a fare un nodo. Una sferetta. Prima di fare però il nodo dopo la sferetta, vado a fare lo stesso schema, quindi gli stessi passaggi, però con l'altro filo singolo in questo accanto. Quindi andrò a mettere una sferetta, un nodo, un acrilico allungato, due sferette con tre nodi, quindi un altro, altre due sferette, un altro, un'altra perlina di acrilico e un'altra sferetta, quindi tutte intervallate da un nodo, e poi alla fine vado a fare un nodo che riunisca i due fili per continuare il resto della collana. Ecco fatto, quindi ho realizzato la stessa sequenza anche dall'altro filo. Vado a fare il nodo per unire i due fili di nuovo, quindi faccio il nodo. E con l'annodatore mi aiuto a portarlo in fondo in questo modo. Quindi tiro e sfilo. Ricominciamo quindi a due fili e andiamo a mettere questa volta quattro di queste sfere di acrilico. Quindi inserisco una. Faccio il nodo e lo porto in fondo e sfilo. Seconda. Faccio il nodo. E sfilo. Terza. Quindi faccio il nodo e mi aiuto, sfilo e la quarta. Quindi faccio il nodo. Filo. Ok, a questo punto vado di nuovo a dividere i fili e vado a fare la stessa cosa che ho fatto prima, quindi vado a inserire nella stessa sequenza le perline che ho inserito prima. Quindi divido i fili e vado ad inserire la sferetta in un filo solo, quindi faccio il nodo. E continuo la sequenza. E quindi a questo punto vado a riunire i due fili, quindi vado a fare un nodo con entrambi i fili e lo vado sistemare vicino alle sfere, quindi tiro bene. E
vado adesso ad inserire le ultime 12 sfere, quindi come all'inizio, che sono partita con 12 sfere, vado a chiudere la mia collana per poi andare a mettere la chiusura, quindi il moschettone. Quindi a questo punto non ci rimane che andare a mettere la chiusura, quindi prendo il moschettone, ho finito la mia collana con un nodo e vado a mettere i due fili qui nel foro del moschettone e vado a fare un nodo doppio. Per applicare il moschettone e per bloccare il nodo meglio andiamo a mettere un goccio di colla che indurisce e blocca il filo, quindi quando andiamo a tagliarlo non si sfilaccia. Quindi basta proprio un goccetto, aspettiamo che si asciughi e facciamo la stessa cosa dall'altra parte, però ovviamente andiamo a mettere il cerchietto. Io l'ho già messo, ho messo anche la colla, ho aspettato che si asciugava e quindi posso tagliare il filo. E come potete vedere rimane proprio fermo e non sfilaccia. Taglio anche l'altro. E quindi è pronto. Taglio di qua. Fatto. E anche il moschettone con la chiusura è applicato. Quindi la mia collana è pronta. Come avete visto, realizzarla è veramente molto semplice e veloce. Vi ricordo che tutti i componenti che ho utilizzato potete trovarli sul nostro sito www.millelucistoners.com. Grazie e al prossimo video!